Pace, grazie e buongiorno a tutti. Una persona di cui non conosco il nome, perdonami, mi ha fatto questa domanda. Potresti spiegarmi Matteo capitolo 18, versetto 18? Grazie. Ok, domanda interessantissima e stimolante. Interessantissima perché? Perché mi dà la possibilità di smantellare alcuni religionismi che regnano supremi su questa scrittura da anni. È stimolante perché mi forza a ricercare e presentare delle prove scritturali a riguardo le affermazioni che sto per fare. Ricordatevi che le tradizioni vanno bene, quanto abbiamo sempre creduto va bene, le dichiarazioni della maggioranza vanno bene, ma se non si portano delle prove valide dalla parola di Dio è tutto da scartare. L'unica cosa che è valida è la conferma della Bibbia che quanto affermiamo è vero. Altrimenti squalificatelo completamente e immediatamente. Ok. Tradizionalmente questa scrittura viene interpretata con l'autorità del credente sugli spiriti o alla peggio con il legare dei demoni e lo sciogliere degli angeli. Leggendo il contesto di questo versetto, però, io non vedo assolutamente nella presenza di demoni vari, spiriti vari, angeli da essere legati, angeli da essere sciolti. Questa è stata, almeno per me, l'interpretazione principale che mi è stata data anni fa da vari predicatori all'inizio della mia esperienza di cristiano. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Legalo. Hai bisogno di aiuto in una particolare situazione? Scioglilo. Quantunque, dobbiamo pur renderci conto che abbiamo un nemico che ci odia intensamente. Amore mio, il figlio di Dio non parte mai da una posizione di incertezza, ma da una convinzione di vittoria. Il diavolo è stato sconfitto, punto. La croce ha funzionato, punto. Non c'è bisogno di legarlo. Gli angeli sono sempre accampati attorno a noi per aiutarci in questa vita. Non c'è bisogno di scioglierli. Non credo proprio che questo sia il significato di Matteo 18:18. Ma leggiamo prima di tutto il contesto, ok? Matteo capitolo 18, versetto 18. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ora, non sono uno studioso del greco antico, ma so leggere una concordanza e ricavarne i significati. La parola originale greca tradotta saranno è il verbo esomai ed è coniugato al futuro indicativo che significa la dichiarazione di uno stato di fatto. Potrebbe essere tradotto così: quando leghi o sciogli qualcosa sulla terra, lo puoi fare solo perché è già stata legata o sciolta in cielo. In altre parole, non sei tu a causare il suo legare o il suo sciogliere, ma solo il confermare che è già stato legato o sciolto. Più o meno nello stesso contesto, due capitoli prima, leggiamo dove Gesù usa le stesse parole con Pietro quando chiede ai suoi discepoli la loro opinione sulla sua identità. Matteo 16, 15, 19. Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò, ecco adesso viene il tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai scelto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Stesso verbo, stessa coniugazione. In altre parole, alla dichiarazione di Pietro: tu, figlio dell'uomo, sei anche figlio di Dio, Gesù dice: bravo Pietro, questa è una rivelazione che hai avuto direttamente dal Padre. Ricordati che d'ora in poi ciò che tu dirai e ciò che diranno tutti coloro che attraverso l'opera del Messia saranno passati da figlio dell'uomo a figlio di Dio, in altre parole i cristiani, potrà legare o sciogliere le vite di quelli che ti ascoltano. Fai attenzione, la dichiarazione di ciò che il Padre ti rivela può incatenare o liberare.
In questo contesto, Gesù dice in Luca 11:52: guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave, vi ricordate le chiavi? La chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare lo avete impedito. Cos'è questa chiave che può liberare o rilegare? La rivelazione del Padre, è la conoscenza del suo amore, è la dichiarazione di ciò che già è esistente in cielo e che deve essere dichiarato sulla terra. La salvezza, il perdono, la grazia, la verità, la realtà della relazione di figliolanza con un Dio eterno. Ecco perché Gesù dichiara in Giovanni 8:32: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La responsabilità di portare in giro queste chiavi è enorme. Possiamo legare o possiamo sciogliere, possiamo perdonare o possiamo tenere rancore. Possiamo essere d'accordo o possiamo contrastare. Possiamo parlare di comandamenti, legge o giudizio, o possiamo parlare di croce, grazia e perdono. Possiamo dire che la nostra salvezza è temporanea o possiamo dire che è eterna. Possiamo dichiarare la nostra condizione di servi che ricevono un salario, la giusta retribuzione per il loro lavoro, o possiamo dichiarare la nostra posizione di figli che ricevono un'eredità, il dono della perfezione di Cristo. La scelta è nostra, possiamo legare o possiamo sciogliere. Io ho scelto di sciogliere. Un abbraccio.